ragazzi e benvenuti al... Torno subito. Ma Johnny! Johnny! Ma dove sei cacciato? Pronti a combattere, gormiti qui per vincere, eroi degli... Sicuramente è in giro per lo studio e non si è accorto che abbiamo iniziato a registrare. Scusatelo. Adesso, grazie all'energia Mecha, lo farò apparire in un istante. Gormiti raggiù. Ciao Johnny! Ciao Giada, cosa ci faccio qui? Perché mi hai fatto apparire con una magia? Ah, comunque volevo dirti una cosa. Sono proprio pronto per registrare la nuova puntata del Gormiti Show. Sei pronta che registriamo? Sì, guarda, sono così pronta che ho già iniziato a registrare. Ma che cosa ti sei messo in testa? Una cosa per volta. Ciao amici, scusatemi, sono andata a recuperare la mia coroncina. Questa qui, e dovresti sapere perché... Sì, lo so, però lo spieghiamo dopo. Perché prima dobbiamo dare il benvenuto come si deve ai nostri amici. Giustamente. Sei pronto? Ragazzi, benvenuti al Gormiti Show! Giada, oggi per me è una magnifica giornata. Sì, lo so che è una magnifica perché giornata. Perché sei arrabbiata? Perché sono arrivati i risultati della photo challenge. Quindi lo so. E tu? E io? Tu. E quindi io? E tu? Sì. E tu hai vinto. E io ho vinto. Sì, hai vinto. Giada, ho vinto come sempre. Lo sai che vinco sempre, ma devo ammettere una cosa. La foto che ha vinto in realtà vede i vincitori Johnny e Lord Carrion. Quindi siamo stati in due, siamo stati bravissimi. Bravi, complimenti. Però adesso possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti perché abbiamo tantissime novità da raccontare ai nostri amici. Andiamo avanti, hai ragione, oggi un sacco di sorprese. Wow Giada, e questa è la nuova wave delle minifigures. Sì, hai visto quante sono belli? Sì. La nuova wave della Season 2 si compone di 11 elementi. Assieme alla versione ultra di Carrion, Koga, Vulcan, Zephyr, Hydros e Achilos, troviamo anche la versione Omega di Gred e ben tre nuovi personaggi. Sì, Johnny, perché oltre a Lord Electrion... Sì. Sì, scusa, ci sono Motak e Nuclear. Motak e Nuclear? Sì, Motak e Nuclear. E chi sono? Sono due nuovi gormiti, però ne parleremo meglio nella seconda parte della puntata. Bene, ci sto. Ora, sì. Però devi prepararti psicologicamente per un super unboxing, quello del mio Lord preferito. Giada, qui mi confondi. L'unboxing del tuo Lord preferito, Titano, l'abbiamo fatta mesi fa, ma è possibile che non te lo ricordi? Johnny, ma sei sempre il solito sbadato, io te l'ho detto che adesso mi piace Lord Electrio. È vero che ora tu hai una nuova fiamma! Che poi fiamma sarebbe anche un termine sbagliato perché sennò ti saresti innamorata di Lord Carrion. Ma allora, è vero, ti sei elettrizzata da un nuovo Lord tu? Devo correre ai ripari, mi serve il mio bracciale degli elementi. Cosa ti serve il bracciale? Giada, mi serve il bracciale perché ora giustamente tu sei emozionata, sì, sei certo. Anche elettrizzata e visto che sei anche magica, non vorrei che tu mi colpissi con qualche scintilla, quindi io attivando il mio bracciale, con lo scudo mi riparo dai tuoi attacchi. Come sei simpatico. Posso fare io l'unboxing? No, tu hai già vinto la challenge, quindi l'unboxing tocca a me. Va bene, allora fai così, mentre scarti io racconto qualcosina ai nostri amici. Ok, va bene. Lord Electrion, il misterioso signore del popolo dei Mecha, da tempo scomparso dall'isola di Gorm. I suoi poteri e le sue abilità sono sconosciuti, ma si narra che un solo colpo di Electrion abbia il potere di mettere in ginocchio perfino Lord Voidus. Dona ai guardiani gli ultrabracciali, in cui scorre potente l'energia Mecha che dà forza al suo popolo. Riuscirà con i suoi incredibili poteri a sconfiggere una volta per tutte il malvagio signore di Darkor? Johnny, guarda! Lord Electrion, come Lord Carrion nella versione di 12 cm, ha un pin sulla schiena. Sì, che sarebbe una levetta, giusto? Sì, esatto, che gli permette di sparare dei grossissimi attacchi con il braccio, guarda come ti distruggo! Tutte le volte che mi così, attento, mi vendico, guarda! Basta! Basta, mi arrendo. Va bene. Ok, ti sei vendicata abbastanza? Sì, abbastanza. Posso dirti una cosa? Dimmi. Ecco, mettilo via. È lì. Ok, no, quello che volevo dirti è che alcuni amici ci hanno scritto di svelare cosa contenesse il Panini Magazine della scorsa puntata, ti ricordi? Sì, quello di agosto. Sì, esatto, quello di agosto dove ci eravamo soffermati sulla pagina di Lord Electrion, sull'energia Mecha. Tu non mi hai fatto dire niente, come sempre. Perché devono scoprirlo loro. Allora facciamo così, credi ci sia oggi, gli svegliamo qualcosa. Sì, dai, oggi possiamo farlo.
Oh, finalmente il Panini Magazine. Vediamo un po' cosa troviamo sull'energia mecha e su Lord Electron. Beh, prima cosa, in regalo c'è la spada lancia token. Giusto, inseriamo i token all'interno e li spariamo contro i nemici. Poi il magazine ci parla dell'energia mecha e di tutte le novità che troveremo da settembre nel mondo di Gorm. Giusto, e poi andando appunto sulla pagina dell'energia mecha e di Lord Electron, possiamo dire una cosa. Sì, oggi possiamo dirla. Che nel prossimo numero troverete Lord Electron Oro. Ragazzi, questa qui è una super esclusiva, perché lo troverete soltanto con il Gormiti Magazine. Quindi amici, fate così: sfrecciate in edicola come Zephyr e chiedete al vostro edicolante di ordinarvi il Gormiti Magazine, E in più dentro troverete sempre i fumetti inediti, disegni da colorare, giusto, giochi, poster, e ci saranno le vostre foto e tutti i vostri disegni. Giusto, quindi Giada, siamo arrivati alla fine della prima parte della puntata, non ci resta che salutarvi. Ragazzi, vi aspettiamo nella seconda parte. Ciao! Ciao. Cosa che ne pensi di farla adesso? E io ne... Facciamo un tuffo nel passato dei Gormiti nel 2010. Non vedo l'ora di vederli in azione nei nuovi...